procuratore, una complessa indagine, un territorio diviso tra due cosche, in questo caso anche l'amministrazione comunale divisa, diciamo, tra due cosche. Diciamo che ancora una volta, come se i rappresentanti delle amministrazioni fossero corrispondenti all'operatività dell''ndrangheta sul territorio, e quindi diciamo che il contrasto che poteva aversi fra due diverse cosche ha finito per trovare quasi una pacificazione nella individuazione del soggetto economico che avrebbe dovuto operare la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella cittadina di San Ferdinando. Un passaggio fondamentale a mio avviso quando ha detto: noi non indaghiamo, almeno in questo caso non abbiamo indagato sugli amministratori, siamo arrivati comunque agli amministratori, e non è la prima volta, si parte da Monte ma si arriva sempre alla solita punta, quella dell'iceberg, che vede sempre coinvolti esponenti politici. Io credo che la specificità del territorio della Calabria, della provincia della Calabria, è proprio questa, che l''ndrangheta riesce comunque ad avere dei propri riferimenti nell'amministrazione comunale, e quindi ogni qualvolta si indaga sulle cosche che operano in un certo territorio si finisce per arrivare ai rappresentanti che operano nell'amministrazione locale. Quindi non c'è cosca che, almeno fino a oggi, nell'ambito delle indagini che abbiamo sviluppato, che non abbia il proprio rappresentante. D'altro canto, voi che assistete alle conferenze stampa che facciamo ne avete una dimostrazione chiara. È un dato, per la verità, allarmante. Quando vado a rappresentare il rischio che c'è nelle competizioni elettorali, questo mio allarme è dato proprio dalla constatazione che nelle indagini si ha del rapporto che di volta in volta la cosca ha nei confronti di determinati rappresentanti delle amministrazioni locali. Ancora una volta la capacità dell''ndrangheta di infiltrare anche gli apparati investigativi, purtroppo è successo anche in altri casi. Anche in questo caso avete verificato che le cosche in qualche modo venivano informate, seppur indirettamente, su alcuni aspetti dell'indagine. Sì, ancora una volta anche questo si è rilevato. Infatti diciamo che l'inquinamento, anche che di volta in volta può aversi delle forze che operano sul territorio, determina una maggiore fatica nel raggiungere, nel conseguire i risultati. È chiaro però che vi è una base molto forte nelle forze dell'ordine, direi addirittura più forte che altrove, proprio perché grazie alla professionalità e alla riservatezza di queste forze, di queste basi, si riesce ad arrivare al risultato pur essendovi qualcuno che invece rema contro. Quindi diciamo che è proprio la dimostrazione del grande impegno che su questo territorio vi è da parte di molti. A tal proposito, ci può raccontare qualche dettaglio in più dell'episodio che vedeva la protagonista e il comandante della stazione di San Ferdinando? Ecco, proprio a dimostrazione di quanto sia forte l'impegno sul territorio. C'è il maresciallo comandante della stazione, il quale null'altro ha fatto che il proprio dovere, cioè l'indagine e l'intervento laddove occorreva. Ecco, tra coloro che sono stati tratti in arresto con un provvedimento di fermo vi erano coloro che, parlando via una conversazione registrata, pensavano a un progetto di vendetta. E nel progetto di vendetta non era direttamente lui l'oggetto, bensì la figlia, perché sarebbe stato troppo poco dare un dolore toccando lui, ma la cosa migliore sarebbe stata invece colpire la figlia per farlo piangere per tutta la vita. Ecco la cattiveria e la modalità operativa, la vigliaccheria con cui determinati soggetti si muovono su questo territorio. Procuratore, lei ha parlato prima di una sorta di ammissione di colpa tra gli amministratori.